Voilà, ciao ragazzi, benvenuti all'aggiornamento delle 19. Allora oggi ci troviamo qui sul monte, appunto che siamo venuti a piantare le viti. Abbiamo caricato tutto l'occorrente sul Centauro 60, le viti nuove dentro appunto l'acqua e poi le stroppe per legarle e i fili di ferro, cioè appunto i ferri che servono per sostenerle. Oh, per prima cosa è passato il padre qualche giorno fa con il frutteto e una piccola trivella, insomma, che muove la terra solo superficialmente, anche in profondità, solo che la muove e basta, non fa come la trivella che tira sulla terra e lascia il buco lucido vuoto. La muove, è fatta con c'ha delle punte e la lascia lì, e quindi è per questo che è così tenera la terra col badile, sennò... Ecco, per prima cosa si pulisce bene il buco da sassi, legni, eccetera, eccetera, e diciamo si fa anche leggermente più profondo. Poi mettiamo giù la vite, la ricopriamo di terra e gli diamo da bere. Queste viti qua sono un po' più alte rispetto a, diciamo, c'è anche la forma più piccola. Queste qua sono leggermente più alte e vanno meglio, insomma, anche quando passiamo con gli attrezzi, eccetera, eccetera. Più grandi. Boh, adesso Luca si butta un po' di acqua. Luca. Filo di ferro, cioè ferro. Tutore si chiama. Tutore. E stroppe. Bene. Vite piantata. Adesso andiamo avanti col Centauro.